Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Aveva già la corda stretta attorno al collo, ma l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Il salvataggio è stato compiuto oggi a Varese nell'ex sottopasso della stazione ferroviaria. Vediamo il servizio. Un uomo di 52 anni è stato salvato nella tarda mattinata di oggi nell'ex sottopasso delle stazioni ferroviarie a Varese. Era pronto a compiere il gesto estremo, aveva già la corda stretta al collo, ma il provvidenziale intervento dei carabinieri della compagnia di Varese ha evitato il peggio. In base alla prima ricostruzione, l'uomo, da tempo alle prese con problemi personali, si è recato in Piazzale Trento ed è sceso verso il sottopasso, ormai sbarrato da anni. Qui ha preparato una corda legata alla ringhiera che si è poi stretta al collo con l'intento di togliersi la vita. Alcuni passanti hanno notato la scena e lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno tagliato la corda con un coltello e tratto in salvo l'uomo. Sul posto sono poi accorse altre pattuglie insieme a un'ambulanza e a un'automedica del 118. Spostiamoci a Gallarate, Nino Caianiello torna libero. Il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Milano ha infatti sciolto la riserva accogliendo la richiesta di affidamento in prova. Pur con tutte le prescrizioni del caso, l'ex plenipotenziario di Forza Italia nel Varesotto, recluso dal 26 marzo scorso nell'ambito dell'inchiesta Mensa dei Poveri, è tornato in libertà, ma dovrà comunque seguire un percorso di lavoro socialmente utile in una struttura del territorio. Lutto a Uboldo per la scomparsa di Iginio Liberali, nato a Pavia, classe 1931, fondatore e presidente della LUVE. L'annuncio è stato dato dalla stessa azienda specializzata negli impianti di refrigerazione e condizionamento. LUVE Group, si legge nella nota, rende omaggio con estrema commozione a Iginio Liberali, grande uomo e straordinario imprenditore, che ha saputo incarnare una bella idea di Italia rigorosa e solidale. E a un altro personaggio, l'ex ministro Giuseppe Zamberletti, scomparso 3 anni fa, è ora intitolato una traversina della stazione ferroviaria di Varese. Tutti i dettagli nel servizio realizzato con le immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Una traversina della stazione ferroviaria di Varese porterà per sempre il nome di Giuseppe Zamberletti. L'associazione Alta Capacità Gottardo ha voluto rendere omaggio così all'ex ministro scomparso nel 2019, primo sostenitore del collegamento fra Varese e Lugano. La cerimonia di intitolazione si è tenuta oggi nella stazione delle Ferrovie dello Stato di Piazzale Trieste. Proprio in occasione del quinto anniversario dell'inaugurazione del collegamento su rotaia fra Varesotto e Canton Ticino. Alla cerimonia hanno partecipato Adriano De Maio, attuale presidente di ACG Italiana, e Adriano Cavadini, presidente di ACG Svizzera. Tra le autorità presenti, il vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, il vicepresidente della provincia Alberto Barcaro, e il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi. Più sicurezza sulle strade di Gallarate, ad annunciarlo è l'assessore Francesca Caruso. Vediamo un nuovo progetto nel servizio realizzato da Annalisa Colombo. Ieri mattina al comando di polizia locale l'assessore alla sicurezza Francesca Caruso ha presentato Io viaggio al sicuro, la nuova campagna di sensibilizzazione dell'amministrazione comunale, ideata in collaborazione con la Fondazione Scuole Materne e la Polizia Locale. Una campagna volutamente shock che mette al centro la sicurezza dei più piccoli in auto. Questa è un'altra campagna sempre sulla sicurezza stradale. Come si sa, questa amministrazione, il mio assessorato, è un tema a cui è particolarmente legato, particolarmente sensibile, e questa riguarda i seggiolini in auto. Nel 2021 e nel 2022 sono stati 29 gli incidenti mortali in cui sono rimaste vittime minori dai 0 ai 13 anni. E dal 2020 c'è una nuova legge che obbliga i bambini minori sotto i 4 anni ad avere anche un dispositivo antiabbandono sul seggiolino, e oltre a questo i bambini fino al 1,50 m sono obbligati ad avere un seggiolino in auto, questo per fare in modo che l'utilizzo della cintura di sicurezza sia efficiente. Passiamo ora alla politica. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha presentato oggi a Milano la lista Lombardia Ideale a sostegno della sua ricandidatura. Nell'occasione, il governatore ha fatto anche il punto sulla situazione all'interno della Lega. Vediamo il servizio realizzato dal collega Pasquale Martinoli.
Questi giorni si parla, il Comitato del Nord, viene data una Lega secondo i sondaggi un po' in calo, c'è un timore sulla tenuta della coalizione ma su un risultato magari non così effervescente come l'altra volta da parte della Lega? Guardi, io non ho nessun dubbio sulla tenuta della coalizione, che sta dimostrandolo a livello territoriale da 30 anni praticamente. Questa coalizione sta proseguendo con grandi risultati. A livello nazionale anche sta dimostrando una compattezza e una chiarezza di idee che in questo paese sono difficili da rinvenire. Sul fatto che ci possano essere degli squilibri all'interno, per cui chi aveva più voti ne prende un po' di meno e chi ne aveva di meno ne prende un po' di più, è un discorso che non andrà minimamente ad intaccare sui rapporti interni. È stato così in questi 5 anni in cui non si è sicuramente guardato a chi aveva più voti e chi ne aveva meno, lo stesso sarà per i prossimi. Ancora elezioni, ma in questo caso si tratta di quelle provinciali fissate per il prossimo 29 gennaio. Emanuele Antonelli è il candidato alla presidenza della provincia di Varese per la coalizione del centrodestra. Dopo il dibattito dei giorni scorsi è infatti arrivata l'ufficialità. I partiti e i movimenti civici del centrodestra, si legge in una nota, ritengono che la figura di Antonelli sia oggi la migliore possibile per rappresentare al massimo livello la provincia di Varese. E il comunicato firmato dai coordinatori provinciali dei vari schieramenti, Andrea Pellicini per Fratelli d'Italia, Andrea Cassani per la Lega, Giuseppe Taldone per Forza Italia, Leslie Mulas per Lombardia Ideale e Mattia Premazzi per Noi Moderati. Il Natale è ormai vicino ed è tempo di auguri anche nel Tribunale di Varese. Ce ne parla Paolo Grosso nel servizio con Immagini Blitz. Gli avvocati di Varese si sono scambiati gli auguri di Natale e buone feste nell'atrio del Palazzo di Giustizia, con un sottofondo musicale realizzato dal coro Giuste Note. Subito prima la tradizionale messa prenatalizia nella chiesa di San Martino, a 2 passi dal tribunale, con lo svelamento e la benedizione di un quadro che raffigura il giudice Rosario Livatino, quadro che rimarrà all'interno della chiesa. Livatino fu ucciso dalla mafia nel 1990 a nemmeno 38 anni e dal maggio 2021 è stato proclamato beato e martire. Gli auguri sono stati anche l'occasione per un omaggio affettuoso a Giuliana Mancini, che è andata in pensione dopo essere stata segretaria dell'ordine per ben 44 anni. Per lei il grande abbraccio degli avvocati, ma anche dei magistrati, presente il presidente Cesare Tacconi, e del personale amministrativo del Tribunale. E chiudiamo con lo sport, calcio, Serie C. Domani ultimo appuntamento del 2022 per la Pro Patria, di scena ad Arzignano. Sentiamo le parole del tecnico Jorge Vargas alla vigilia del match. Da dopodomani iniziano un po' le feste per tutti. Domani è ancora una giornata di lavoro, c'è in palio 3 punti importanti per noi. E andiamo con quella mentalità lì, no? Non possiamo staccare prima la testa perché rischiamo di fare brutta figura. Loro lo sanno il pensiero che abbiamo noi come staff e vediamo domani la prestazione e il risultato, però senza dubbi che è un rischio in questo periodo giocare prima di Natale una partita così. Però vediamo, almeno penso che loro lo hanno capito. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19:00. Buona serata.